Terzo video nel quale rispondo alle domande nei commenti dei video del canale YouTube. Ciao, mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. Benvenuti in questo nuovo video dove rispondo alle vostre domande, quelle che mi lasciate nei commenti del canale YouTube e che trovo tutte molto interessanti e alcune particolarmente impegnative, tanto che necessitano degli approfondimenti. L'obiettivo di questo video e degli altri che ho già fatto è di rendere disponibili le info che ne vengono fuori a più persone possibili. Prima di iniziare ti invito ad iscriverti al canale YouTube e ad attivare la campanella. Iscriviti anche al podcast dove trovi gli audio dei video, mi trovi su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Iscriviti alla newsletter del sito con la quale verrai avvisato ad ogni nuovo articolo che pubblicherò e all'interno dell'email troverai i link per scaricare i modelli che ho messo a disposizione. Infine iscriviti al canale Telegram e seguimi su Instagram, Facebook e LinkedIn. Trovi tutto quello che ti ho detto nelle descrizioni del video e nelle info del canale. Andiamo quindi a leggere le domande e a rispondere. Ciao, ho installato 3 condizionatori più dryer esterno a inizio 2020. Il 19 marzo 2020 ho chiuso la CILA, quindi non sono obbligato a compilare l'ENEA per avere la detrazione? PS, bonus mobili più elettrodomestici con tetto di 10.000 euro, l'ho già raggiunto senza condizionatori. Dal 2018 è stato introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA, attraverso il portale dedicato, anche le info per i lavori di ristrutturazione che comportano un risparmio energetico, come per le detrazioni ecobonus, per le quali sono già diversi anni che c'è l'obbligo di trasmettere all'ENEA la scheda descrittiva dell'intervento. Visto che uno degli scopi dell'ente è proprio quello di monitorare e tenere sotto controllo l'efficienza energetica del paese, non potevano restare fuori quegli interventi sugli immobili che, pur non usufruendo delle detrazioni per riqualificazione energetica, di fatto però hanno un impatto concreto sulla prestazione dell'edificio. Perciò è stato introdotto l'obbligo di comunicazione di quegli interventi a impatto energetico, anche se detratti, con la ristrutturazione del 50%. La norma obbliga ad effettuare la comunicazione entro 90 giorni dalla fine lavori o dal collaudo. La particolarità però, e da qui la domanda di Mirko, è che se non la fai, non rischi nulla, non perdi la detrazione bonus casa. Almeno ad oggi che sto registrando, inizio marzo 2020, è ancora così. Perciò sì, sei obbligato a trasmetterla. A punto finale, i climatizzatori devono essere sia invernali che estivi, sia di raffrescamento che di riscaldamento, con pompa di calore. Ciao Danilo, vorrei porti questo caso piuttosto comune. Intervento su condominio, ovvero cappotto sulla sola facciata nord, avendo una superficie maggiore del 10% della superficie disperdente lorda. Sulle altre pareti, semplice tinteggiatura. In un caso del genere, posso sfruttare ecobonus per la facciata nord, in modo da optare anche per la gestione del credito e contestualmente per le altre facciate optare per il bonus facciata al 90%? Se sì, l'ecobonus è al 65% con tetto massimo di 60.000 euro o 65% per 40.000 euro per numero di unità immobiliari? Il solo intervento su una facciata, la facciata nord in questo caso, potrebbe non essere sufficiente a raggiungere i requisiti minimi richiesti dall'ecobonus. È una valutazione del tutto personale, non supportata per nulla da numeri. La sicurezza la puoi avere solo facendo fare una verifica ed una relazione ad un tecnico esperto nel campo energetico. Ricorda che il raggiungimento degli indici di trasmittanza richiesti è obbligatorio se vuoi accedere al 90% della detrazione del bonus facciate quando intervieni su una superficie di intonaco superiore al 10% di quella disperdente. A proposito del bonus facciate, ci ho fatto un video e te lo lascio in descrizione se vuoi approfondire. La domanda però è più specifica e riguarda in sostanza la possibilità di utilizzare 2 detrazioni per l'intervento sulle facciate, cioè ecobonus sulla facciata nord, quindi 70 o 75% su un tetto massimo di 40.000 euro per il numero delle unità, e bonus facciate sulle altre 3, cioè 90% senza tetto massimo. Tralasciando la questione fondamentale indici di trasmittanza,
Sono dubbioso sulla possibilità di usufruire contemporaneamente delle due detrazioni. Solitamente l'agenzia lo scoraggia, però non ho prove per poterti dire che non è possibile. Io farei due interventi distinti, anche nel tempo. Quindi una cila o una scia per la parete nord e il cappotto e chiudere i lavori. Successivamente un'eventuale ulteriore pratica per tinteggiare le altre tre pareti. Ho una domanda che potrebbe sembrare banale, per la quale mi è venuto un dubbio notturno. Se accendo alla detrazione dell'85% su 136.000 euro con demolizione e ricostruzione, questa percentuale va applicata di conseguenza a tutti gli interventi di riqualificazione e sismici, compresi cioè infissi, copertura, domotica, la stessa demolizione, eccetera? Oppure fanno comunque fede le percentuali e detrazioni relative ai singoli interventi, 50% per gli infissi, esempio? Tieni presente che devo ristrutturare due unità mobiliari più una pertinenza. Con chi ha lasciato questa domanda ci siamo già sentiti e abbiamo già chiarito la questione. La ritengo però interessante da condividere con tutti. Ritengo che nel caso di demolizione e ricostruzione sfruttando il sisma bonus più eco bonus, quindi i 136.000 euro, sono comprese tutte le spese per ricostruire il fabbricato. Secondo il principio che l'intervento di categoria superiore assorbe quello inferiore collegato e correlato, nell'80 o 85% su 136.000 euro rientrano tutte le voci necessarie al completamento dell'opera. Quindi, ad esempio, anche pavimenti, intonaci, e sì, anche infissi, copertura e impianti. Ho letto anche pareri differenti rispetto al mio, ma per ora resto della mia idea, specialmente nelle demolizioni e ricostruzioni. L'IVA sugli infissi è al 10% o al 22%? L'IVA è un argomento dalle risposte molteplici. Non si può rispondere in modo secco. Bisogna conoscere bene cosa si sta facendo, perché e come. Quindi facciamo una premessa con delle distinzioni. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'IVA sulla manodopera sarà sicuramente applicabile quella del 10%. Sui beni, invece, si applica il 10% solo nel caso che vengano forniti dall'impresa appaltatrice, da chi esegue il lavoro. Mentre in restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, l'IVA è sempre applicabile al 10%, anche se l'acquisto viene fatto direttamente dal committente. Nel primo caso, inoltre, cioè manutenzione ordinaria e straordinaria, entra in gioco anche il fattore beni significativi. Cioè, per alcune forniture, anche se fatte direttamente dall'appaltatore, da chi esegue i lavori, cioè chi fornisce materiale e manodopera, non può essere applicata l'IVA agevolata sull'intero importo. In sostanza, sui beni significativi si può applicare l'IVA al 10% su un valore pari al costo della manodopera. Ti faccio un esempio. Il costo totale di un intervento, fornitura più montaggio, è di 15.000 euro. 5.000 euro sono di manodopera. 10.000 euro è il costo dei beni. Sui 5.000 euro di manodopera puoi applicare l'IVA al 10%. Non su tutti i 10.000 euro invece puoi applicare l'IVA agevolata, ma solo su un valore pari alla manodopera, quindi 5.000 euro. Su ciò che resta sarà applicato il 22%. Ti lascio in descrizione il video sull'IVA agevolata. Sono considerati beni significativi gli ascensori, i montacarichi, le caldaie, i videocitofoni e altri che non ti elencherò e che puoi andare a vedere nel sito dell'Agenzia delle Entrate. E sì, anche gli infissi. Quindi, tornando alla domanda, sugli infissi si può applicare l'IVA al 10% o al 22%? La risposta è dipende. Dipende se è in corso un intervento e di quale categoria. Dipende se li montano, chi te li fornisce o no. Per il pagamento, devo usare il bonifico parlante delle detrazioni per ristrutturazione al 50%, non essendoci ancora il bonifico dedicato al bonus facciate? Il rifacimento di mura e ringhiere di cinta rientrano nella detrazione del 90%? Torniamo al bonus facciate. E come per gli interventi chiamati comunemente di ristrutturazione, le spese devono essere pagate con bonifico parlante. Stessa causale.
come ho già spiegato nel video dedicato che ti lascio in descrizione. Per quanto riguarda invece le recensioni, non rientrano nel bonus del 90%. Grazie!